ambiente già fino a 12 anni fa, quando sono approdato qui a Genova. E ritorno in un ambiente sano, un ambiente organizzato che ha voglia di emergere. Torno con lo stesso entusiasmo, ma con sicuramente un bagaglio di esperienze in più. E nel calcio moderno essere duttili è importante, sicuramente favorisce anche l'inserimento da parte del proprio allenatore in contesti magari diversi da quello in cui si è abituati a giocare o nell'ambito stesso di una partita può capitare di essere spostato in una posizione diversa e non farsi trovare preparato. Però se dovessi scegliere non mi sposterei mai dalla linea laterale di destra. Siamo partiti molto in anticipo, però per una giusta causa, speriamo di farci trovare pronti al momento giusto, perché tra 20 giorni avremo il primo match importante e stiamo lavorando per quello, per non farci trovare impreparati sotto tutti gli aspetti. Ma stiamo lavorando molto bene, sia a livello tattico che a livello fisico. Carichi piano piano vanno smaltendosi e poi lavorando molto su quello che è il tema della partita si trova molto più velocemente la condizione, ci si diverte, si fa fatica ma divertendosi. Ma conoscevo già parecchi giocatori o per averli incontrati durante gli anni o per aver giocato insieme in altre squadre. Ho un buon rapporto con tutti, sono in camera con Moisander, e forse lui insegna un po' di inglese a me o io un po' di italiano a lui. Peccato che si sia fermato subito perché abbiamo bisogno anche di lui e che si integri in fretta nel nostro calcio. Il ruolo lo impone un po' quello di non perdere mai la bussola in campo e io come altri compagni magari che giochiamo da più tempo cerchiamo di dare una mano per far cimentare al meglio questo gruppo e per far sì che prima possibile diventiamo una squadra a tutti gli effetti. Un'avventura esaltante, bella perché vai a giocare in campi europei dove comunque c'è sempre una grande atmosfera, faticosa perché spesso ti capitano squadre in gironi lontani dalla tua città, quindi trasferte dove torni tardi, hai poco tempo per recuperare, pochi allenamenti per poi preparare le gare di campionato, però sicuramente una vetrina importante per tutti, per la società, per noi giocatori e per la città stessa. Porto l'esperienza mia di Parma, al di là dell'aspetto societario che è comunque importante avere una solidità alle spalle, quest'anno siamo partiti con un po' di puzza sotto il naso, consapevoli di aver fatto un gran campionato l'anno scorso e siamo partiti col piede sbagliato fin da subito perché pensavamo che ci fosse tutto dovuto, invece purtroppo ogni anno è diverso, va azzerato tutto ed è giusto così, fortunatamente è cambiato anche allenatore, quindi ci ha rimessi tutti in gioco, bisogna dimostrare a tutti di poter fare qualcosa di importante con questa maglia e quindi bisogna cancellare subito quello che abbiamo fatto l'anno scorso qui e dimostrare di nuovo di poter ambire a palcoscenici importanti. Spero di ritagliarmi uno spazio importante all'interno del gruppo, di essere d'aiuto magari ai più giovani e soprattutto di conquistare magari, se non la posizione che abbiamo conquistato l'anno scorso, comunque andarci vicino e fare un campionato nella parte sinistra della classifica.